Il bosco di Sant'Agostino o bosco anche della Panfiglia è un regalo del Reno. Eh, il Reno ha avuto un, una, una storia molto travagliata. Alla metà del Settecento una rotta rovinosa cambia completamente il corso del Reno, distruggendo anche delle, delle costruzioni importanti, tra cui una villa della famiglia Panfili di Roma. Perciò il bosco prende il nome da questa distruzione di questa villa. E, e crea, eh, il, il percorso del Reno cambia completamente: prima finiva nel Po di Primaro e dopo finirà direttamente nel, nell'Adriatico, eh, verso Ravenna, 20, 20 km a nord di Ravenna, e crea un'ansa proprio vicino all'abitato di Sant'Agostino. Questa ansa si copre naturalmente di alberi, ma gli alberi vengono anche aggiunti per, come presidio del territorio. E perciò ha una vita che non è lunghissima, però è una vita importante perché eh, rappresenta anche, se nato dopo, eh, uno degli ultimi esempi della foresta planiziale che copriva la pianura padana. E poi il bosco è diventato importante anche perché nel bosco si trova Tartufo Bianco, la varietà più pregiata, si trovano dei funghi. È un grande polmone verde. Attualmente è un sito di interesse comunitario proprio per le sue dimensioni e la sua diciamo, unicità in questo territorio. È importante sotto il profilo ecologico è importante sotto il profilo ambientale e storicamente ha rappresentato per gli abitanti del paese anche una fonte di ricchezza. Nel bosco di Sant'Agostino si faceva legna, perciò si scaldavano con, con la legna del bosco gli abitanti del paese e raccoglievano tartufo. E adesso ci sono dei grossi problemi di manutenzione del bosco che rischiano di fare del bosco un, proprio, un vero e proprio relitto. Questo bosco è uno degli ultimi relitti di boschi di pianura planiziali a livello italiano, insieme al Bosco Fontana e al Bosco Nord. Ha una valenza, come dicevo, sia a livello europeo perché è stato individuato come sito di importanza comunitaria che a livello nazionale, ma soprattutto ha un'importanza per questo territorio. Si è formato nel 1750 con la rotta del, del Reno ed è all'interno di una cassa cosiddetta di espansione. Subisce allagamenti quasi annuali e quindi le piante che si trovano qua dentro sono caratterizzate da resistere a grosse quantità d'acqua. Un altro problema del bosco della panfiglia è la sistemazione idraulica del, eh, della rete di scolo, in quanto essendo un, un una cassa d'espansione del fiume Reno quando in occasione delle, delle sue massime piene le, le acque del fiume invadono tutta la, la golena. E il problema è che la rete di scolo non è manutenzionata da, eh, adeguatamente da, da alcuni decenni e quindi ci sono delle zone in cui l'acqua ristagna e fa fatica a defluire e quindi questo crea, oltre che una concentrazione di metalli pesanti eh, in concomitanza delle, delle aree dove abbiamo eh, l'evaporazione delle, delle, delle possanghere. Eh, in, in corrispondenza dei maggiori ristagni, abbiamo anche dei problemi di eh, moria dei miceli e anche sofferenza degli apparati radicali a causa dell'asfissia uh, che si crea eh, proprio in queste aree dove eh, l'acqua fa fatica a defluire. Quindi bisognerebbe intervenire con una manutenzione e un rifacimento di tutta la rete di fossi e di volumi di, eh, di scolo eh, per garantire un rapido eh, sia ingresso che eh, fuoriuscita delle acque durante le piene del fiume. A causa della peculiarità del bosco che si allaga, il suolo del, del bosco Panfiglia è caratterizzato da questo continuo apporto di particelle, soprattutto limose e argillose, dovute al deposito che lasciano le acque a causa della diminuzione della velocità di percorrenza. Questo continuo apporto fa sì che l'apparato eh, radicale delle, eh, delle essenze erboree eh, non si approfondiscano più di tanto nel terreno, quindi eh, apportando una ma maggiore stabilità di tutta la struttura dell'albero, ma lavorino molto in superficie, eh, in, concomitante a, a, alla crescita fuori controllo dell'edera. Che destabilizza la struttura facendo un effetto vela, con in corrispondenza delle de, de, de correnti ventose e de, de degli eventi nevosi. Eh, possiamo andare incontro a, a schianti e, e a proprio a ribaltamenti e sradicamenti degli esemplari arborei maggiori e anche eh, più significativi in quanto. Eh, più anziani e di diametri eh, maggiori e quindi eh, abbiamo un impoverimento di quello che è eh, sia la biodiversità eh, dal, dal punto di vista eh, delle essenze arboree maggiori sia eh, come produttiv produttività di tartufi in quanto eh, tutte le querce, i salici, i pioppi che, eh, che schiantano e muoiono non saranno più produttivi in quanto non sono più in grado di, eh, di non, la, il tartufo non vivrà più in simbiosi con questi alberi ormai giunti allo stadio adulto se potete vedere anche lungo i tronchi si vedono dei segni marroncini, quelli sono il livello dell'ultima alluvione che c'è stata durante il periodo invernale anche la presenza di piante cadute a terra, denota la necessità di una gestione oculata di quello che è della sentieristica e della sicurezza rispetto al transito delle persone. La valenza di questo di quest ambiente, di questo bosco che si estende per circa 80 ettari, come diceva, è una valenza sovranazionale, addirittura a livello comunitario perché ci sono degli habitat tutelati e riconosciuti. E delle specie a livello comunitario. È un bosco caratterizzato anche dalla presenza di molta edera. Qui ci sono diverse visioni rispetto al fatto che c'è chi dice che è un problema, rispetto alla presenza e alla stabilità delle piante. Io non ritengo che sia così, sostanzialmente. Eh, tra l'altro, sono stati fatti diversi tentativi di gestione. Tagliando i tranci d'edera al 50 cm alla base, però l'onere dell'intervento è eccessivo dal punto di vista del, del vantaggio da questo punto, mentre molto peggio sono l'invasione di specie invasive quale Amorfa, falso indaco o robinia che andrebbero e vanno a occupare gli spazi rispetto alla vegetazione autoctona. Da questo punto di vista, fortunatamente siamo riusciti a gestire questa situazione in ingresso anche perché il bosco presenta una densità molto buona e non permette con la densità e la copertura al suolo l'accesso, l'ingresso, quindi la fermazione di altre specie all'octone, come parlavo prima della robinia e del franzo indaco, o indaco bastardo. Noi siamo qui davanti alla bacheca qui nel bosco della Pamphilie che ci sono rappresentati tutti i nostri funghi del nostro bosco. Ecco, il, il, i funghi più pregiati e più, diciamo, eh, cercati sono questi qui, è la Morchella, varietà esculente, la De Spugnola. E poi abbiamo un fungo, è vero, che è la Morchella semilibre, che sta praticamente scomparendo, è il capelletto, il, 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 il cosiddetto capelletto, che è un ottimo fungo anche qui presato anche poi sempre abbiamo sempre della specie è vero delle morchelle c'è la verpe boemiche e poi abbiamo tutti gli altri funghi è vero, che sono quasi la maggioranza dei funghi che crescono qui nel nostro, nel nostro bosco questo qui che è l'entoloma saundersi cresce in questo periodo cioè potremo trovarlo anche oggi se lo cerchiamo è vero, è un fungo, è vero simbionte con l'olmo, vive con l'olmo. Guardiamo se riusciamo a vedere qualche esemplare di verbo Boemic, cioè un fungo che cresce è vero, in simbionte con gli alberi, il pioppo bianco, è vero. Qui purtroppo c'è coperto perché è venuta anche dell'acqua del fiume Reno che ha creato appunto dei problemi anche purtroppo anche di inquinamento. E qui non si, vede, non si vede ancora niente. Però queste sono zone, posizioni principali per raccogliere anche la Morchella Esculente, che è un ottimo fungo molto pregiato, che si trova qui appunto nel nostro bosco della, della Pampiglia. Eh, questa qui è appunto. È un'edera, è vero, che non è nostra, è vero, è non so da dove viene, e purtroppo aggredisce gli alberi, e col tempo eh, arrivano fino alla cima e vengono soffocati e muoiono e cadono e creano anche dei problemi, è vero, per il nostro bosco. Questo è un olmo, è vero, che la pianta, è vero, che quella che è simbionte con i funghi che nascono qui sotto, qui, che sono chiamati il famoso. Caplet è un fungo ottimo, è vero, era la specialità proprio del, 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 del Bosco della Panfiglia ai tempi antichi, è vero, era pieno, è vero, sotto agli olmi, ecco, questo è, ecco l'olmo del nostro Bosco della Panfiglia. Il problema de, di questo Bosco qui, di Sant'Agostino, è che c'è un afflusso grandissimo di gente, specialmente al mercoledì e al sabato, perché abbiamo i giorni, quattro giorni alla settimana da venire tartufo e tre giorni di silenzio. Quindi dopo il lunedì e martedì di silenzio, il mercoledì abbiamo minimo 50-60 cani qui in mezzo. Gente nuova, gente che non chiude le buche, succede un gran casino. Il sabato idem. I giorni dopo abbiamo il 50% in meno di tartufai qui in mezzo al bosco e quindi è, è, è un problema da risolvere, quelle due giornate lì sono un problema da risolvere Il mercoledì e il sabato bisogna prendere provvedimenti perché non si riesce qui in mezzo a qui tutto buche aperte, cani giovani che ne fanno tutti i colori e il bosco non dà più quel tartufo che dava 10-12 anni fa Siamo venuti oggi a fare questa passeggiata, questa bella passeggiata in questo ambiente suggestivo, molto suggestivo, sia suggestivo in tutte le stagioni, tra l'altro, perché ha il suo fascino sia d'inverno che primavera, estate. È uno dei tre boschi creati, antichi creati perché sono stati, si sono creati. Nella, in tre posizioni per, appunto, la, dove si raccoglievano le acque delle, delle piene, rimane in tutta Italia c'è cioè, questo bosco, rimane uno a Chioggia e uno a Mantova. È talmente particolare che è un posto sicuramente da eh, gestire in maniera diversa e più secondo me più accurata. Perché e, oltre che bosco, questo è anche un frutteto, sembrerà strano dire frutteto, ma eh, eh, questo è un bosco che dà frutti, dava soprattutto moltissime qualità di frutti, ora ne dà meno, però tartufo e tante specialità di funghi e come si diceva prima una parte scomparsa proprio anche per questo inquinamento delle acque che eh, invece di scolare rimangono fisse nella zona dopo le alluvioni o dopo l'espansione, perché è una cassa di espansione praticamente questa del fiume Reno. È molto bello, è molto suggestivo, ma come vedete le piante sono quasi tutte infestate dall'EDERA e questo vuol dire che sono destinate tutte a morire. Io sono meravigliato di questa bellezza ma anche di questa incuria e spero che si possa in qualche modo portare rimedio. Anche noi daremo il nostro piccolo contributo anche attraverso questo documentario che vorremmo portare al pubblico.